Roxanne Lowit è innanzitutto un'amica, una grandissima fotografa. La definiscono la prima paparazzi del backstage, ma in realtà non lo è. Io ho deciso di girare un film su Roxanne Lowit innanzitutto per amicizia, perché volevo raccontare come la vedessi io con i miei occhi, perché è una donna molto particolare, una donna silenziosa che vive attraverso la macchina fotografica. In realtà è strano perché nella vita, almeno io, ho tanti dubbi, ho sempre dubbi, ho fatto bene, ho fatto male. Stanotte sicuramente quando andrò a dormire dirò oioi, non ho raccontato questo, dovevo dire quello, ho sempre ripensamenti. Invece lì sapevo esattamente chi volevo, quando volevo intervistare proprio quella persona, cioè volevo Heidi Klum perché Heidi Klum è una delle sue modelle preferite, ha tantissime foto di lei che salta, lei in giro per il mondo, lei con Pink, lei a Cannes, come la Kate Moss, per cui anche Giorgio Armani, Giambattista Valli, conoscendo molto bene le sue immagini, sapevo esattamente chi volevo. La tecnologia innanzitutto ha cambiato tutti noi, cioè tutta la nostra vita, oramai tutti quanti, facciamo Instagram, facciamo Facebook. All'epoca, quando lei ha incominciato a fare le foto, tu andavi allo studio 54, nessuno portava una macchina fotografica, lei era, credo, una delle poche che lo faceva, per cui proprio il modo di raccontare il linguaggio della fotografia è cambiato totalmente col digitale. Con il mondo dell'internet, è totalmente un altro pianeta, un'altra cosa. E secondo me è interessante proprio quello, raccontare anche alle generazioni più giovani questo mondo. Sono contenta, ecco, un momento della mia vita sono molto contenta, perché quando fai l'attore comunque sei rifiutato, cioè in Italia c'è poco lavoro, per cui mi sono ricreata, cioè ho potuto far vedere un po' chi sono io con degli occhi diversi. Ho sicuramente una vita molto indaffarata, avendo una figlia e gestendo tutto, per cui tra il lavoro, i viaggi e tutto quanto, ma sono molto contenta. E poi comunque ho già incominciato un altro progetto, ne sto girando due e speriamo bene. Nella vita non bisogna mai smettere di sognare. Ecco, questo io ho avuto dei momenti che non sognavo più, adesso di nuovo sogno. E bisogna sempre credere e bisogna sempre andare avanti con dignità, testa alta.